canavese e nelle vicine località della Chiusa tutti pensavano che Alberto Pastore, pensionato di 70 anni, fosse sparito chissà dove a godersi l'ultima parte di vita, dopo aver vinto una grossa somma al gratta e vinci, una di quelle casualità che ti cambiano per sempre la vita. Nei bar e nelle piazze si vociferava di una fantomatica rendita mensile che grazie alla lotteria gli avrebbe permesso di viaggiare chissà dove e godersi gli ultimi anni. E invece, altro non è che l'ennesima storia di solitudine e indifferenza. Lunedì mattina i carabinieri di Valchiusa sono entrati nel casolare Malconcio, dove Pastore viveva da diversi anni, lontano da tutti e in completa solitudine, quasi da eremita. Il suo corpo senza vita è stato trovato steso sul pavimento in avanzato stato di decomposizione, deceduto da chissà quanto tempo, probabilmente per un malore fatale. A dare l'allarme è stata una figlia dell'uomo da tempo residente in Francia dopo la separazione dei genitori, che non aveva più notizie del padre dallo scorso mese di maggio. Alberto Pastore, rimasto solo, aveva scelto di vivere in una frazione isolata, in una cascina fatiscente, senza nemmeno dei vicini di casa. Tutte le villette attorno, infatti, sono seconde case abitate solo durante le vacanze estive. Da giovane aveva lavorato in fabbrica, poi si era dedicato all'allevamento, fino a rintanarsi in quella specie di baracca dove è morto in solitudine, lontano da tutti, così come negli ultimi anni aveva scelto di vivere. Nel giardino è stato trovato il suo cane, sopravvissuto chissà come e ora affidato ai volontari di un canile. Forse una mano pietosa lo ha nutrito, ma non ha avuto la stessa pietà di chiedersi dove fosse il suo padrone. Luca Forlani, vengo da te in diretta perché colpisce questo particolare che lui viene ritrovato senza vita dopo una segnalazione ai carabinieri. L'ultima volta che la figlia parla con lui, le vive in Francia, è il mese di maggio, passano tutti questi mesi. Raccontami questo lasso temporale in cui nessuno si è chiesto dove fosse finito Alberto. O meglio, c'era questa leggenda che dopo una vincita al gratta e vinci lui fosse sparito dalla circolazione. Purtroppo non era così. Sì, da testimonianze che abbiamo raccolto, la figlia, che ora ha 42 anni, vive in Francia, quando era poco più che una bambina, venne affidata a un'altra famiglia che l'ha cresciuta, l'ha fatta studiare, appunto vive in Francia da tempo, e quindi non aveva un rapporto così frequente con il padre. Non si è insospettita dopo la prima telefonata senza risposta e quindi poi ha dato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri. Ma qui diciamo che nessuno, con tutte le persone con cui ho parlato da questa mattina qui in paese, si è erano insospettiti, perché lui anche in passato si era assentato per dei mesi, per degli anni, per poi ricomparire, quindi nessuno avrebbe mai immaginato che lui invece fosse stato tutto questo tempo nella sua abitazione senza vita. È stato ritrovato lunedì mattina nel suo letto e secondo i primi accertamenti medico-legali sarebbe morto da 9 mesi, nel maggio del 2021, quando aveva sentito per l'ultima volta sua figlia. E poi c'è questa leggenda del gratta e vinci, perché a un certo punto misteriosamente si sparge la voce che lui avesse vinto parecchio denaro, ragione per la quale era andato via di là. Le cose purtroppo stavano in un altro modo, era morto a 9 mesi e nessuno aveva mai più chiesto sue notizie. Sentite cosa ci hanno raccontato. Era una persona un po' particolare, un po' schiva, un po' che non faceva amicizia facilmente, era un po' così, infatti per quello probabilmente che è rimasto isolato. Qui viveva Alberto Pastore. Qui è stato trovato lunedì il suo corpo senza vita, probabilmente era morto già da quasi 9 mesi. C'è un'altra casa, al momento chiusa perché viene abitata solo d'estate da dei villeggianti, e la scorsa estate probabilmente Alberto era già qui senza vita. L'ultima volta l'ho visto forse un anno fa a un bar giù a Alice, che è passato a prendere il caffè, io ho preso il caffè con lui e abbiamo parlato un attimino così, perché andavamo a scuola assieme, come le dico, ma poi è sparito. Cosa si diceva in paese? Che lui aveva vinto un gratta e vinci? Sì, ma su 200.000 euro. Sì, ma lo diceva lui. So che aveva fatto questa vincita, però potrebbe anche averla sprecata. Questa storia del gratta e vinci si girava, diciamo, in paese, la voce. Ma qualcuno aveva detto una cosa del genere, però a me mi sembra una cosa assurda, però. Abbiamo parlato con il sindaco di Valchiusa, Giuseppe Gaido, che conosceva il signor Alberto fin da quando erano bambini. Non aveva nessun rapporto con nessuno, anzi, proprio li tagliava i ponti con tutti, non voleva essere
contattato, né guardato, né visto. Se glielo salutavi magari ti insultava, gli telefonavi e non ti rispondeva. A dare l'allarme la figlia che vive in Francia, che non riusciva a mettersi in contatto con lui da 9 mesi, ma sembrerebbe che anche con la figlia i rapporti erano difficili. Da ragazzina la maltrattava anche, poi se gli erano torta era andata in affido a una famiglia, io so che lavora a Parigi. Si era amici, si trovava a prendere il caffè, è un po' che non lo vedevo più, questo sì, sarà un anno che non l'ho più visto io, difatti ho detto boh, non mi sono mai anche posto il problema, no? Perché era già un tipo riservato e si vedeva poco in giro. Ma è sempre stato un po' da solo, quindi così mi dispiace, è una brutta morte.